Volete avvicinarvi a Flesh and Blood, ma siete ancora titubanti? Oppure avete iniziato a giocare da poco e non sapete se continuare? E perché la risposta sembrerebbe essere proprio «Non iniziate a giocarci per la carità di Dio»? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro quarto appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo. Quando ho iniziato la mia avventura in FAB, grazie alla versione Unlimited di Welcome to Wraith, ho scoperto un altro modo di pensare i TCG che mai mi sarei aspettato di trovare. La sola idea di impersonificare un eroe che combatte e svolge azioni mi ha riportato con il pensiero ai fasti di un tempo, dove un giovane arconte si dilettava assieme alla sua gilda a maltrattare dei poveri malcapitati nei vari battleground su WoW. Al tempo la sola idea di entrare in un mondo fantastico, o attraverso un monitor o compilando una scheda personaggio, mi gasava, immaginando a quali straordinarie avventure sarei andato contro. Ebbene, con Flesh and Blood è stato lo stesso. Ho ritrovato quell'interesse che ho sempre tenuto flebilmente vivo dentro di me degli MMORPG o degli RPG in generale, unendo questi ultimi ad un'altra mia grande passione, ovvero i TCG. Ebbene, dopo tutto questo preambolo, quest'oggi andremo a scoprire cosa potrà offrire il gioco prodotto dalla Legend Story Studios, a quale fascia di appassionati potrà interessare e il motivo per il quale sarebbe meglio non iniziare a giocarci. Andiamo a dargli un'occhiata. Flesh and Blood è un gioco molto particolare ed unico nel suo genere. A differenza di altri TCG dove si andranno ad utilizzare istantanei, stregonerie e strumenti, qui si utilizzeranno azioni che riprodurranno le reali movenze dell'eroe nell'arena, mentre scatena tutto il suo potenziale offensivo o difensivo contro il proprio avversario. Proprio come in un MMORPG, dove il campione che vi creerete avrà le sue abilità che potrà utilizzare a rotazione dopo lo scadere di un cooldown, che nel caso del gioco della LSS saranno rappresentate da tre carte con lo stesso nome, ma con una fascia con codice colore diverso. Blu per l'azione moderata, gialla per l'intermedia e rossa per quella elevata in termini offensivi. Ma non finisce qui, perché esattamente come accade per un gioco di ruolo online, anche in FAB si avranno delle build per il proprio eroe, che potrà combattere con una gamma di armi che andranno da quella ad una mano, equipaggiata una per lato, all'arma a due mani, impiegata per incrementare i danni durante lo scontro. Ad esempio, potrete scegliere Dorinthea come vostro avatar e decidere di farla combattere con le armi di Boltin, le due asce ad una mano, corpo e mente, oppure mandarla a spada tratta verso il nemico con la sola Dawnblade ad accompagnarla. In più, potrete equipaggiare dei pezzi di armatura che vi serviranno per proteggervi durante una battaglia e che, se utilizzati, verranno distrutti nel processo di difesa. Ultimo, ma non per importanza, sarà la composizione del mazzo, che, a build diversa, necessiterà di determinate carte per poter funzionare al meglio. Insomma, è come se foste coinvolti in un gioco di ruolo in piena regola, ma utilizzando un mazzo di carte al posto di una scheda personaggio, un pad o una tastiera. Il gioco, a mio personale parere, è stato davvero rivoluzionario, andando a racchiudere tutti i risvolti positivi di ogni TCG con qualche pizzico di RPG che non guasta, per ottenere un'esperienza ludica davvero incredibile. E vi coinvolgerà davvero molto se vorrete dargli un'opportunità e se avrete una buona compagnia con la quale giocare. Questo perché, essendo un videogiocatore da oramai 16 anni per la categoria MMO, ho ritrovato quel qualcosa che, nei vari giochi di carte che ho testato in questi ultimi 25 anni, non ho mai trovato. Ovvero affezionarmi pienamente ad un personaggio senza aver paura che sparisca con la rotazione del meta. Vi spiego meglio. Quanti di voi conoscono il gioco di carte dei Pokémon? La domanda è scontata come la risposta, lo so.
Ebbene, giocandoci da quando ero alle elementari e portandomi dietro questa passione dalla bellezza di 23 anni, di Pokémon preferiti che ho fatto scendere in campo fino, letteralmente parlando, allo sfinimento ce ne sono stati, ma mai nessuno come loro due. Zekrom e Pikachu Tag Team sono stati in assoluto il mio duo preferito, facendo parte di un mazzo, il Turbo Pikarom, che ha avuto pochi rivali all'epoca della sua comparsa nel formato standard. Ma come tutte le cose belle, prima o poi si va incontro ad una fine, e ciò è successo con la rotazione biennale che ha visto la scomparsa di alcune carte fondamentali del mazzo andare nel formato esteso. Così, nei tornei tradizionali, la vista dei Pikarom è sempre andata più a scemare, fino a quando non ci sono stati più mazzi che montavano questa squadra in circolazione. Ecco cosa intendo. Il provare quella paura di azzardo nell'affezionarsi troppo ad una carta, o d'eroe in questo caso, che si sa di dover salutare prima o poi, passando dal combattere eroiche battaglie assieme per anni, al parcheggiarle inevitabilmente in un raccoglitore. Magari un giorno capiterà che in FAB il formato vedrà ruotare determinati eroi piuttosto che altri in formati appartenenti più ad appassionati che a pro player, ma al momento non se ne parla, e mi auguro si continui a non parlarne per l'intero ciclo vitale di questo gioco. Quindi, dopo questo preambolo, effettivamente, a chi potrebbe interessare questo trading card game? Le risposte saranno diverse, e probabilmente già saprete quali saranno. Partendo da altri giocatori di TCG, passando per chi è appassionato di GDR, fino ad arrivare a PC e console gamer, lato action RPG, chiunque appartenente a questa categoria potrà imparare le basi del gioco. Nella scheda appena apparsa in questo momento troverete una guida su come farlo in meno di 20 minuti, per poi lasciarsi coinvolgere dalle vicende straordinarie che accadranno su Raid, territorio dove tutto avrà luogo. Ma allora, Arconte, perché sconsigli di iniziare a giocarci? Ne hai parlato solo che bene. Esattamente, non si può non parlare bene di questo TCG, dato che ha tutto quello che serve per trascinare all'interno delle sue dinamiche, come già è stato detto, appassionati provenienti da ogni dove. La motivazione per la quale sconsiglio di iniziare ad intraprendere un percorso in FAB è che, se non volete entrare a far parte del club di coloro che hanno le protesi ai reni, gruppo del quale faccio fieramente parte, e avete a cuore la salute dei vostri portafogli, di sicuro Flash non sarà cosa buona e giusta da fare, ma come accade d'altronde anche in altri TCG e affini. Scherzi a parte, il titolo leggermente bait di questo video era volto solamente a sviare l'attenzione sul reale motivo, ovvero il perché invece converrebbe iniziare. Ebbene, ci saranno esattamente due semplici ragioni. La prima motivazione sarà: non è un gioco di carte come tutti gli altri. Anche se si sta parlando di un trading card games, Flesh and Blood sicuramente ha quel tocco in più che lo differenzia dai suoi antenati. Ricordate che, diversamente da Magic, Pokémon, Keyforge e altri, qui sarete proprio voi a vestire i panni di un combattente che scenderà nell'arena per sfidare i propri rivali in scontri all'ultimo sangue. E anche aver pensato a strutturare ogni singolo campione in modo tale da rispettarne le caratteristiche mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Ad esempio, non vi aspettereste mai di trovare un guardiano che, corazzato fino ai denti, si muove agile nello sferrare dei colpi. Piuttosto lo si immagina lento nei movimenti e concentrato nel prendere in pieno il suo bersaglio, equipaggiato con scudo a torre e martello ad una mano, o con un enorme maglio a due mani pronto a calarlo sul cranio dei nemici. Stessa cosa per il Ranger, che essendo un arciere non avrà proprio il massimo della copertura a sostegno, ma sarà molto veloce nello sferrare degli attacchi. Il guerriero sarà maestro nel maneggiare spade o asce, pronto a sfruttare ogni debolezza avversaria, il bruto che prima picchierà e poi farà conoscenza, e così via a seconda della classe.
Tutto ciò in un gioco di carte e collezionabili non si era mai visto, o perlomeno, parlo a titolo personale, non lo avevo mai visto. E la cosa straordinaria sarà: e se vi stancherete ad un certo punto di giocare sempre lo stesso archetipo? A quel punto potrete cambiare senza problemi eroe, prendendone in mano un altro per rincominciare da capo e scoprire ogni singolo aspetto del nuovo campione. Praticamente avrete illimitate opportunità di divertimento. La seconda ed ultima motivazione sarà: c'è una casa madre che attivamente cerca di rispondere alle esigenze di ogni singolo combattente. Mai visto nulla di simile. Personalmente ho contattato la Legend Story Studio per avere qualche informazione in più riguardante alcune dinamiche del gioco. Avendo già avuto esperienze dove l'essere ignorato è stato il tema principale di qualunque innesco di discussione, già sentivo quel retrogusto amaro a me comune una volta inviata la mail. Infatti mi aspettavo una risposta, teoricamente, intorno all'anno 2235. Ed invece, il giorno dopo, noto sul cellulare la notifica della mail di ritorno proprio dalla LSS, dove un responsabile mi ha gentilmente risposto fornendomi una soluzione. Ora, cosa si può volere di più? Quando una persona veterana dei TCG gioca, noterà sicuramente delle falle nel sistema, che possono capitare, per carità, in questo mondo è all'ordine del giorno, e si cercherà di farlo notare quindi alla casa produttrice, che di rimando risponderà con un sonoro silenzio. Perdonatemi l'ossimoro. E solo quando oramai la falla non sarà più un piccolo forellino dove passava uno zampillo d'acqua, ma un fiume in piena pronto a spazzare via tutto e tutti, che qualcuno negli altipiani si sveglia e dice: aspettate, ma qui c'è un problema. Sì, grazie davvero di averlo notato, mesi se non anni dopo la segnalazione. E intanto il meta si è spaccato, ci sono solo mazzi ugualoidi e il numero di giocatori è drasticamente calato, portandosi con sé anche i guadagni. Con la Legend invece stranamente, e dico stranamente perché è un'eccezione che conferma la regola, ciò non accade. Domandate loro un qualcosa riguardante il gioco e loro, cascasse il mondo, cercheranno in tutti i modi di darvi una risposta per non lasciarvi nel vuoto del silenzio. Cosa dire? FFG? Prendi appunti. Quindi iniziate a giocare a Flesh and Blood, lasciatevi trascinare in questo mondo fantastico e permettete alla passione di guidarvi nella scelta dell'eroe che vi rappresenterà nell'arena di combattimento. Vedrete che dopo aver fatto il primo passo non vi pentirete minimamente della scelta che avrete fatto. Per iniziare al meglio, troverete nella scheda appena apparsa in questo momento il video dove parlerò dei Blitz Deck e quale campione scegliere in base alle vostre esigenze. Cosa state aspettando? Il fantastico mondo di Fab vi sta attendendo. Impugnate quindi le vostre armi, indossate la corazza e fatevi coraggio. Un pubblico che ha voglia di assistere ad un grande combattimento non vede l'ora di vedervi in azione. La gloria e l'immortalità saranno là fuori pronte per essere afferrate. E voi, da quale universo ludico provenite? E perché avete deciso di dare una chance a Flesh and Blood? Cosa vi ha colpito? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.